Vediamo un esercizio di applicazione sullo studio del seno delle derivate e in particolare vediamo questa funzione. Un tratto un po' più grande. Vediamo il funzione y non uguale a x alla quarta meno 3 x alla seconda. Questa è una funzione polinomiale, quindi razionale, intera, analitica, continuo derivato su tutto R, polinomio di quarto grado, e quindi il dominio coincide con R. E andiamo a vedere se la funzione, saltiamo al precedente, quindi non ha sicuramente asintoti di nessun tipo, essendo un polinomio, andiamo a vedere se presenta massimi e minimi relativi. Ok? Focalizziamo solo quelli aspetti. Siccome la funzione è continua e derivabile su tutto R, la funzione è di classe infinito su tutto R, questo significa che è derivabile quante volte si vuole. Allora, i massimi e i minimi li troviamo, conseguenza del teorema di Lagrange, studiando il segno della derivata prima. Ok? Y prima, cioè la derivata di x alla quarta meno 3 x alla seconda, io applico la proprietà che la derivata della somma è la somma delle derivate, quindi faccio la derivata di x alla quarta che è 4x alla terza, e la derivata di meno 3x alla seconda che è meno 3 per 2 per x, quindi meno 6x. Andiamo a studiare il segno di questa, dove la derivata prima si annulla cambiando di segno, ci sono punti, quindi punti stazionari, quindi dove la derivata prima si annulla, possono essere massimi oppure minimi se si annulla cambiando di segno. Se non c'è nulla ma non cambia di segno, ci sono i cosiddetti flessi orizzontali. Tutto chiaro? Pagina. Quindi abbiamo 4x alla terza meno 6x. Quasi lo devo guardare. Qui si può raccogliere un 2x. Rimane 2x alla seconda meno 3 maggiore o uguale a 0. Ok. Il fattore 2x è positivo se x è maggiore di 0, nullo in 0, negativo se x è di 0. 2x alla seconda meno 3 è un binomio di secondo grado. Se volete possiamo scomporlo utilizzando il delta, in questo caso A vale 2, B è 0 e C è meno 3, quindi il suo delta vale B la seconda che è 0, meno 4 per A che è 2 per meno 3, quindi è 2 per 3, 6 per 4, 24. Ok? Quindi i valori x1 e x2 che annullano questo binomio sono b che è 0 più o meno la radice di delta che è 24 diviso 2 volte 3. Del 24 posso portare fuori il fattore 4 e mi viene più o meno 2 radice di 6 su 4, quindi più o meno radice di 6 mezzi. Oppure se porto dentro il 2 viene radice di più o meno radice di 3 mezzi. Di conseguenza il binomio di x alla seconda meno 3 posso scomporlo in A che è 2, x meno x1, quindi meno
radice di radice per x più radice di radice. Questo è positivo a destra di radice di 3 mezzi, questo è positivo a sinistra di meno radice di 3 mezzi. Quindi facciamo una tabella comprensiva di questo fattore e anche di questo. Meno radice di 3 mezzi, lo 0 e radice di 3. Il fattore 2x e 2 di 0. Poi c'è x meno radice di 3 mezzi, e 2 di 0 e infine x più radice di 3 mezzi. Meno più quindi questa è y prima derivata, quindi la funzione è decrescente, crescente, decrescente, crescente. In meno di 3 mezzi c'è un minimo, in 0 c'è un massimo, in più di 3 mezzi c'è di nuovo un minimo. Tecnica che abbiamo visto anche le altre volte. Per decidere se, o meglio, per distinguere se un punto dove la derivata prima si annulla è di massimo o di minimo, posso usare la tabella del seno della derivata, ma c'è anche un altro strumento che adesso vi mostro. Se prendiamoci su quello più semplice, in 0 la funzione ha un massimo. Qual è l'ordinata? Se x è uguale a 0 è un punto di massimo. F di 0, la funzione ha questa forma, 0 alla quarta meno 3 volte 0 fa 0. Quindi l'ordinata è 0. Quindi la funzione passa per questo punto. E lì ha un massimo. Quindi avrà un andamento di questo tipo, okay. Se ha un massimo, che assomiglia, per capirci, a una parabola con la concavità verso il basso, almeno in un intorno di 0. Okay. Questa è la funzione. In questo punto, in 0, la derivata prima, f' di x, l'abbiamo calcolata prima, valeva 4x alla terza meno 6x. In 0 si annulla, a sinistra di 0 è positiva, a destra di 0 è negativa. Quindi in giallo, se tracciassi il grafico della derivata, dovrebbe che attraversa lo 0 in questo modo, passa da positiva a negativa e in 0 si annulla. Quello è il grafico della derivata. Ma se la derivata prima in 0 passa da positiva a negativa, cresce o decresce? Diminuisce. Giusto? Passa da valori positivi a valori negativi. Se la x cresce, la derivata diminuisce. Quindi in 0 la derivata prima è sì nulla, ma è decrescente. Che cos'è che misura o quantifica il fatto che una grandezza cresca o decresca?
se ho una funzione, come quella in verde, dove la funzione decrescente, teorema di Lagrange, la derivata prima è positiva, se è decrescente la derivata prima è negativa. Quindi se ho una grandezza che cambia, ciò che caratterizza o quantifica meglio se crescente o decrescente è la sua derivata. Se la derivata prima è decrescente, la derivata della derivata sarà, se è decrescente, se questa cosa diminuisce la sua derivata prima di questo trattino giallo, sarà decrescente, quindi sarà il segno della derivata è negativo. Quindi in questo punto, poiché la derivata prima è decrescente, facciamola in rosso, in azzurro, la derivata seconda, in zero, che segno avrà? Negativo, perché misura il fatto che la derivata prima decresce. E se una grandezza decresce, la sua derivata è negativa. Quanto vale la derivata seconda? Beh, se la derivata prima è 4x alla terza meno 6x, la derivata seconda, cioè la derivata di f', vale 4 per 3, 12, x alla seconda meno 6. E in 0 vale meno 6. Che è negativo. Morale della favola: per trovare i punti di massimo e minimo posso A, costruire la tabella sul segno della derivata, prima strada, e controllare dove la derivata si annulla cambiando di segno e in che modo cambia segno. Ok, seconda possibilità: trovo i punti dove la derivata prima si annulla. Okay. E nei punti dove si annulla, per esempio nello 0, vado a calcolare la derivata seconda. Se la derivata seconda è negativa, il punto è di massimo. Se la derivata seconda invece è positiva, cosa significa? Se la derivata seconda è positiva, significa che la derivata prima è crescente, quindi passa da negativa a positiva, per cui è un punto di minimo. Derivata prima crescente, ma da meno a più, funzione da decrescente a crescente, cioè da crescente a decrescente, ho un minimo. Quindi, se come in questo caso la funzione è continua e derivabile, però deve essere almeno due volte, perché devo usare la derivata seconda, trovo i punti dove la derivata prima si annulla. Per sapere se sono punti di massimo o di minimo, calcolo la derivata seconda senza fare la tabella, posso anche non fare la tabella del segno, e con il segno della derivata seconda, facciamo anche l'altro esempio per comprensione, se avessi un punto di minimo, e questo è il grafico della funzione, in questo punto, x0, la derivata prima passa da negativa a positiva, quindi in giallo la derivata prima si annulla,
passando da negativa funzione decrescente a positiva funzione crescente. La derivata seconda misura se questa cresce o decresce. Siccome è crescente la derivata prima, la derivata seconda in questo punto sarà positiva, perché la derivata prima cresce. È vero che si annulla, però passa da meno a più, è crescente, quindi la derivata seconda è positiva. Quindi se trovo un punto, quindi se x con 0 è tale che la derivata prima si annulla, la derivata seconda è positiva, un punto di minimo. Se invece la derivata prima è nulla e la derivata seconda è negativa, ho un punto di massimo. Se si annulla la derivata seconda, ha un punto di flesso, non è né un massimo né un minimo. L'esempio standard, il classico, è prodigio alla terza. La funzione A, derivata prima, che è 3x alla seconda, e derivata seconda, che è 6x. Questa si annulla in 0, ma in 0 si annulla anche la derivata seconda. Perché la funzione è fatta in questo modo. Funzione crescente, derivata nulla, funzione torna a essere crescente. In 0 non ho un punto di massimo e di minimo. Se ce l'avessi, la derivata seconda non sarebbe 0. Ho un punto di flesso, come si dice. Perché la derivata prima si annulla, ma non cambia segno. Rimane positiva a sinistra e a destra dello 0. È un punto di flesso. In questo caso è un flesso orizzontale, perché la derivata prima in questo punto è orizzontale, quindi se costruisci la tangente è una retta orizzontale. Torniamo al... In questo punto, torniamo alla funzione di prima, quella originale, in questo punto la tangente è orizzontale perché la derivata è nulla, d'accordo? La derivata seconda è negativa e vedete che in tutti, fatemi fare un grafico un pochettino più grande, facciamo uno zoom. Questa è la nostra funzione. Un 0 a un massimo. In tutti i punti attorno allo 0, lo zero è la tangente orizzontale, okay? In almeno un intorno, in realtà gli infiniti, attorno allo 0, dove è arrivata nulla, la tangente è tutta sopra la funzione.
se io prendo il grafico della tangente, okay, le ordinate sulla tangente sono tutte maggiori delle ordinate sulla funzione. Immaginate di tagliarla verticalmente. Questa è la tangente in verso la funzione. Quando questo succede, ok, e questo è legato al seno della derivata seconda, minore di 0, si dice che la concavità è negativa o verso il basso. Dove ho derivata seconda negativa, la concavità della funzione è verso il basso. Cioè, qualunque punto io prenda, la tangente in quel punto sta tutta sopra la funzione. Se pensate come fosse una, come nelle parabole. La parabola è il coefficiente di x alla seconda, la a, dà il segno della concavità. Ma se io faccio la derivata seconda della parabola, mi rimane solo 2a. La parabola è una curva che ha concavità costante. Non cambia quel punto. La derivata prima cambia, il coefficiente uguale della tangente cambia quel punto. La derivata seconda no, perché in ogni punto della parabola il grafico della funzione è o tutto sopra, se la concavità è positiva, alla tangente, o è tutto sotto, se la concavità è negativa. D'accordo? Quindi nei punti di massimo la concavità è rivolta verso il basso, quindi la derivata seconda è negativa, possiamo interpretarlo in questo modo grafico. Nei punti di minimo invece la concavità è verso l'alto, perché la funzione è tutta al di sopra dell'ordinata di una qualunque tangente, inclusa quella del punto di minimo. La concavità qui è verso l'alto, qui è verso il basso. Qui ho un punto di durata seconda negativa, qui ho la derivata seconda positiva. Ok, questa via alternativa per trovare i massimi e i minimi è, si chiama metodo delle derivate successive. Massimo e minimo li trovo dove la derivata prima si annulla, d'accordo. Però per sapere se è un punto di massimo o di minimo, calcolo la derivata seconda in quel punto lì. Per ognuno dei punti dove la derivata si annulla, la derivata prima si annulla. Sì, la derivata seconda, chiedo scusa. Ok, se anche la derivata seconda si annulla, il punto che ho trovato, che annulla la derivata prima, non è un punto né di massimo né di minimo, ma è un punto di flesso in generale. Ok? Se la funzione è derivabile nel punto, potrebbe avere un punto di minimo senza che sia derivabile, basta che sia continuo. In quel caso lì, con lo studio della derivata non lo trovo. Prima devo studiare la continuità della funzione e della derivata. Ma non posso applicare. Quanto tempo ci rimane? Finiamo qua.
questa tecnica potete usarla come controllo.